Don Giuseppe Gancio, cappellano della Brigata Iulia. Lei ha avuto modo di conoscere bene, ecco, il nostro Luca, proprio là dove lui ha dato la sua vita. Che Sì, ricordo. Luca lavorava presso l'ottavo reggimento alpini dove faccio cappellano militare. Devo dire una bella presenza, ragazzo che si è fatto stimare sicuramente al reggimento per professionalità, bravura, spirito cristiano, è veramente un bravo ragazzo. Tutti i ragazzi lo rimpiangono veramente con tanto dolore, questo è il sentimento che voglio presentare in questo piccolo pensiero di ricordo, è veramente ben voluto ed era di sostanza questo. Non è voluto mancare anche a questo momento nel quale si dà l'estremo saluto a Luca. Cosa gli hanno detto di portare i suoi soldati, i suoi Bene, amici? allora intanto molti dei suoi colleghi ancora sono attualmente su a Balamurgap, quindi la preoccupazione di sapere che il dolore li sta affliggendo mentre ancora devono operare per alcuni mesi, quindi quelli che comunque sono riuscito a contattare, la vicinanza, il saluto, portare il cordoglio, dire la bontà che era Luca rispetto a quelli che sono i familiari, questo senso di vicinanza, ecco, anche il fatto di essere presente proprio Qualche parola sul servizio che voi come cappellani militari svolgete a favore di questi giovani, soprattutto che partono. Molto semplice, sacerdote che con fa animazione, assistenza spirituale per chi non crede, però per chi crede, ecco, il servizio religioso, quindi celebrare l'Eucaristia, confessare, raccogliere le confessioni loro, gli sfoghi, quello che in una realtà difficile come quello che è il teatro, l'operativo, proprio di star vicino con loro, soffrire con loro, vivere con loro, star vicino, è la cosa più importante, pregare con loro, è la cosa più importante. Ti ringrazio veramente.